Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pré. Ho il grande piacere, senza falsa retorica, di presentarvi un'opera d'arte mobile eccezionale. Per bellezza, per intelligenza, per ciò che è riuscita a conquistare in brevissimo tempo, con me c'è Sara Tommasi. Sara, un grande piacere essere qui con te. Opera d'arte mobile. Sì, sì, io sono la numero uno, la più bella di tutti, ho fatto perdere la testa a mezzo mondo, anzi direi a tutto, con i miei film che hanno spopolato e poi anche il mio grande charme, il mio grande allure, la mia grande freschezza, ragionevolezza, splendore, insomma sono la donna che ha fatto impazzire tutto il mondo. Non voglio fare l'elenco, ma lo sapete benissimo. Vabbè, comunque sono la donna più bella del mondo, lo dicono tutti. Ecco, possiamo un attimo, Sara, anche, visto che sono per arte mobile, mostriamo anche il tuo volto completamente? Ecco, perché, quindi... Sara Tommasi rappresenta questo, raccoglie, è catafratta in questo spazio ricolmo di estetica, in un ambiente pop come quello odierno, però ecco, a mio giudizio, Sara, tu sei così storicamente a ridosso del presente. A ridosso del presente. Chiedo un attimo, solo un secondo, un minuto ancora, se è possibile, posso? Ecco, ci lascia solo un minuto ancora che poi la ringrazio. Allora Sara, possiamo solo mostrare un attimo il tuo volto completamente, anche oltre gli occhiali? Dopo, purtroppo mia mamma mi ha menata, quindi adesso andrò a denunciare perché è una donna molto crudele, cattiva, che si è scagliata contro di me, contro il mio lavoro e ha cercato in tutti i modi di far arrestare le persone vicine a me a cui io tenevo. Ok, allora intanto proseguiremo guardatevi dopo. Guardatevi dalla mamma. Sara Tommasi, grande opera d'arte mobile, Andrea Di Pré saluta, a presto.